Czesława Kwoka è il nome di una bambina, alcuni la definirebbero ragazza, che aveva 14 anni quando fu internata nel campo di concentramento di Auschwitz. È una delle oltre 1.100.000 persone che trovarono la morte nell'inferno in terra creato dal Partito Nazionalsocialista Tedesco per risolvere la questione ebraica. La sua breve storia sarebbe finita nel dimenticatoio se Wilhelm Brasse, prigioniero numero 3444, non l'avesse fotografata per gli archivi del campo. Czesława era una ragazza cattolica che giunse al campo da Wolka Zlojeka, in Polonia, insieme alla madre nel dicembre del 1942. Visto che viveva a Zamość, la posizione di una futura colonia tedesca, venne ritenuta una prigioniera politica. Nelle immagini scattate da Brasse, simile alle altre decine di migliaia che il fotografo scattò dal 1940 al 1945 al campo, si osservano le tre fotografie che vennero scattate a moltissimi prigionieri, di profilo, di fronte e in posizione obliqua. Il taglio che le si osserva sul labbro testimonia la ferita inferta da una capo tedesca di sesso femminile che la picchiò perché Czesława non capiva la lingua e non le rispondeva. La lingua polacca, in Polonia, fu bandita dai nazisti e ritenuta illegale dall'occupazione del 1939. Czesława rimase ad Auschwitz per 3 mesi prima di essere uccisa, sopravvivendo un mese in più della madre, Katarzyna Kwoka. Entrambi i nomi delle donne sono in una lista di prigionieri ritenute parte della resistenza del campo. Il fotografo e compagno di prigionia Wilhelm Brasse ricordò il ritratto di Czesława in un documentario del 2005 a lui dedicato. Era così giovane e terrorizzata. La ragazza non capiva perché si trovasse lì e non riusciva a capire quello che le era stato detto. Quindi una donna capo, chiamata anche Blokova, prese un bastone e la picchiò sul volto. Questa donna stava sfogando tutta la propria rabbia sulla ragazza. Una bella ragazza, così innocente. La giovane pianse, ma non poteva far niente. Prima che le scattassi la fotografia, la piccola si asciugò le lacrime e il sangue del taglio sul labbro. A dir la verità, mi sono sentito come se fossi stato colpito io stesso, ma non ho potuto interferire. Sarebbe stata un'interferenza fatale. Non potevi dir nulla. Czesława Kwoka nacque a Wolka Zlojeka il 5 agosto del 1928 e morì assassinata dai nazisti il 12 marzo del 1943 nel campo di concentramento di Auschwitz. Non aveva ancora compiuto 15 anni. Se ti è piaciuto il mio racconto e sei appassionato di storia, cultura e leggende, iscriviti al canale di Vanilla Magazine.